Bentornati su Strange Gaming. Questa volta vi presento un gioco italiano realizzato da Oscar Celestini. Il titolo del gioco è esattamente Mastema Out of Hell. Mastema è il nome di un demone, cioè di un angelo sterminatore di demoni, secondo le scritture ebraiche, se non erro. Però in questo gioco Mastema è un'altra cosa, è uno zombie assassino. Ecco, questa è la storia. Alla fine del mondo il nostro eroe viene portato lì. Vabbè, abbiamo saltato un po' tutte le varie schermate della storia, ve la racconterò io. In sostanza, questo è un uomo che viene portato all'inferno e trasformato in una sorta di zombie, ma poi trova la forza per uccidere gli altri demoni. Il gioco somiglia a una sorta di platform degli anni 90, di quelli che c'erano per PC ai tempi. Non so se avete presente i giochi su DOS, no? Per PC. Vediamo qui questa cascata fatta di dannati, di anime dei dannati. È un gioco molto strano, anche un po' inquietante, violento, ma la cosa particolare è che ha delle musiche veramente, veramente stupende. Adesso infatti vi lascio ad ascoltarle un po'. Se non per dirvi che ho preso quest'arma, che è una sorta di spada psichica, come vediamo. Abbiamo preso anche un bonus. Sono delle armi speciali da utilizzare. Qua ce n'è un'altra, ve ne farò vedere una adesso appena troviamo il primo nemico. Di questo teschio fiammeggiante fighissimo, che io sappia Oscar Celestini è principalmente un illustratore, un designer. Quindi infatti vediamo che in questo gioco, nonostante gli abbia dato questa estetica molto da 16 bit anni 90, ha ricreato proprio un immaginario infernale, anche uno stile grafico molto ricercato e molto bello, molto efficace. Finiamo il primo livello. Proseguiamo al secondo livello, ecco il nostro eroe che corre. Un'altra cascata di dannati qui c'è. Vediamo se riusciamo a sparare a questo demone. Il gioco è fighissimo e tra l'altro costa anche molto poco. Poco tempo fa era in offerta su Steam, veramente a pochissimi spicci. Se avete un PC prendetelo perché è veramente una figata di gioco, anche se è molto strano e molto difficile. Magari non nei primi livelli come questo, ma poi avanzando diventa parecchio impegnativo. Siamo morti tristemente. C'è da dire che avanzando nel gioco troverete anche dei bivi, ci sono degli stage che potrete visitare ed altri no. Ecco, quando si perde la vita, ovviamente si perde anche la spada psichica, quindi adesso siamo alla mercé dei nostri avversari e non possiamo nemmeno prendere le super armi che stanno dentro quei teschi strani sulla destra. Quindi attenzione a non farci togliere l'energia da queste creature. Le creature volanti si possono uccidere con un calcio, cioè andandogli addosso, però a costo dell'energia. Perdiamo dell'energia. Prendiamo questo vortice psichico, vediamo se riusciamo a usarlo. Anzi, no, sai che facciamo? Andiamo al prossimo livello, lo usiamo al prossimo livello, così magari ci aiuterà a prendere una spada. Distrutto il teschio, ma non ci ha dato nessun'altra arma, purtroppo. Attenzione al ponte che crolla. Quella vale 5, credo. Queste gemme servono a guadagnare delle vite extra.
livello 4. Siamo arrivati a livello 4. Passiamo di stage. Andiamo alla fortezza volante. Vediamo com'è questa fortezza volante. Ci sono questi occhi giganti che ci guardano. Anche queste creature a forma d'occhio. Ah, guardate questo demone enorme. Abbiamo preso la spada psichica. Questo nemico non è distruggibile con la spada psichica. Che botta! Scusate per la prospettiva un po' strana della telecamera, però purtroppo sempre a causa dei soliti problemi. Ho preso una vita! A causa dei soliti problemi tecnici non abbiamo potuto far di meglio. Le musiche sono veramente stupende. Questo è un piccolo grande gioco. Secondo me, se avete un PC, andate su Steam e prendetelo assolutamente, perché è una figata assurda. No! Oh, siamo caduti nel pozzo, ragazzi, che fine indegna! Abbiamo perso la spada psichica, mannaggia! Dai, dai! Abbiamo preso un'arma speciale, cioè abbiamo pochissima energia, siamo quasi morti. Sfruttiamo la nostra arma speciale. Come al solito vi ricordo che il gioco va fluidissimo a 60 fotogrammi, semplicemente lo vedete un po' scatticchiare a causa della mia fotocamera che quando c'è poca luce fa un po' i capricci. Siamo a livello 6 già. Oh, attenzione! Ah, ci ha colpito. Il vortice lo useremo su questo tizio qui. Niente, l'abbiamo solo scalfito purtroppo. Non ci resta che fare la tattica stealth. Adesso aspetteremo qui sotto che lui passa. Su zombie da un occhio solo, gigantesco, demone zombie. Altra tattica stealth. Ah, qua c'è un bivio, vediamo un po', andiamo su. Andando su finiamo, vediamo che livello. La terra degli occhi, quindi siamo più o meno lì, eh? Ancora più occhi? Abbiamo visto la spada, adesso... Aia! Cercheremo di andarla a prendere. Abbiamo preso una vita. No! Niente, addio spada, non possiamo più prenderla da qui. Possiamo riprovare però. Riproviamo da capo. Aia! No, no! Ok, andiamo sotto questi. Possiamo anche saltarli volendo, ma è più rischioso. Non sono invulnerabili. Ah,
ci abbiamo un bonus, prendiamo. Il salto qui si fa più difficile senza la piattaforma scomparsa. Oh, rieccolo, questo ci spunta alle spalle, eh. Infame. Eccolo un altro. No, no, no. Ci hanno distrutto totalmente. Rilanciamo ancora. Purtroppo, ragazzi, è game over. Sarà per la prossima volta. Per questo episodio di Strange Gaming è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio.